Benvenuti nella classe di clavicembalo e tastiere storiche del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Io sono Maestro Spolverini, mi occupo di questo corso alquanto interessante e coinvolgente. E come vedremo, faccio una piccola presentazione delle varie tastiere che abbiamo a disposizione in questo conservatorio. Cominciamo da questo clavicembalo. Questo è un clavicembalo francese a due manuali. È uno strumento cosiddetto copia, nel senso che non è originale, ma è uno strumento moderno, costruito una ventina d'anni fa da un cembalaro qui del Lazio, molto 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 bravo. E appunto è uno strumento sul quale si studia soprattutto la musica francese, la musica tedesca anche. È una copia appunto di uno strumento francese del 1700, di un Tascam. È uno strumento molto versatile, un suono molto bello, particolare, lo faccio anche sentire, faccio qualche accordo. Un suono molto caldo e molto avvolgente ed è adatto appunto per tutta quella musica del repertorio, diciamo, del XVIII secolo, insomma, dal 1700 in poi. Qui abbiamo un altro clavicembalo, sempre un modello francese. Questo è sempre una copia, quindi non è uno strumento storico, originale, ma è uno strumento appunto moderno, costruito, questo ha una trentina d'anni circa. È uno strumento costruito in Francia dall'importante cembalaro degli anni 70, maestro Georgette, ormai purtroppo deceduto da qualche anno. Ebbene, questa invece è la copia di uno strumento di un emsche della fine diciamo, della seconda metà del Settecento, 1750-51 circa. Ha le stesse caratteristiche di quell'altro, due tastiere, due registri, anzi tre registri, ha l'8, l'8 e il 4 piedi, e anche questo, come quello, è adatto molto al repertorio francese, tedesco, inglese anche appunto del 1700. I due strumenti possono suonare insieme, ovviamente fare musica insieme, ma io lo utilizzo soprattutto questo per così far vedere ai miei studenti come appunto realizzare poi i vari passaggi, le varie combinazioni tecniche e timbriche appunto degli autori. Andiamo avanti, qui piano piano ci spostiamo verso l'evoluzione del clavicembalo. E ci troviamo un bellissimo esemplare di un fortepiano inglese, questo originale, del 1820. Questo è il cosiddetto square piano, perché appunto è un pianoforte rettangolare, quadrato o da tavolo. E come voi ben sapete, è l'evoluzione, fra virgolette, del clavicembalo verso il pianoforte moderno. Quindi abbiamo tutta una serie di strumenti di passaggio, cosiddetti fortepiani o pianoforti storici. Questo, dicevo, è uno strumento originale, un Pumpkinson del 1820 inglese, ed ha appunto la particolarità di avere questa forma così un po', come dire, sistemata soprattutto per razionalizzata, ecco, diciamo, perché veniva utilizzato anche come tavolo. Vi faccio sentire il suono di questo strumento. E ovviamente la differenza con il clavicembalo è che questo è una sorta di pianoforte, quindi con la dinamica, con i martelletti, e quindi la possibilità di cambiare velocemente l'intensità del suono, cosa che invece sul clavicembalo bisogna farlo con altri artifici. Quindi passiamo dagli strumenti del 1700 del clavicembalo al 1800 appunto col fortepiano. Un passetto ancora più avanti avviene con quest'altro fortepiano, ma qui ormai già parliamo di pianoforti storici, quindi questo è un pianoforte storico. È un Hofmann, una casa svedese originale del 1860. È un po' una sorta di evoluzione, di miglioria rispetto al fortepiano inglese. Vedete, è più grande come cassa, il suono è anche più potente. E si avvicina maggiormente a quello che appunto sarà poi il pianoforte moderno. Il repertorio che si può,
diciamo, utilizzare su questi strumenti. Ovviamente sul fortepiano inglese del 1820 si può utilizzare tutto quel repertorio fine 700, inizio 800, ma anche qualcosa in più, quindi ovviamente Mozart, Haydn, Beethoven, si può arrivare anche un po' a suonare Schubert, perché è un fatto ovviamente di estensione della tastiera e anche il tipo di meccanica utilizzato. Qui invece l'estensione è un po' più ampia, quindi si possono anche suonare quegli odori, diciamo, con quel repertorio, insomma, fino al 1850, 60, 70, insomma, un po' più avanti. Quest'Hoffmann, insomma, anche se il nome ci suggerisce che potrebbe essere uno strumento tedesco, in realtà è uno strumento svedese, deriva da una meccanica tedesca, ma viene poi assemblato appunto nella Svezia della seconda metà dell'Ottocento, dicevo, uno strumento originale, ed è quello che ci porterà man mano, ci avvicinerà a quello che è appunto il pianoforte moderno. Ultimo, ma non meno importante, questo bellissimo pianoforte a coda, è l'ultimo arrivato nella nostra classe, è un Pleyel, uno strumento francese. Qui stiamo intorno alla fine dell'Ottocento, inizi Novecento, questo potremmo dire che più che un pianoforte storico è proprio un vecchio pianoforte, nel senso che ormai il telaio dentro è un telaio molto simile al pianoforte moderno, ha tre barre stabilizzatrici, ha una tensione delle corde molto 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 ampia. Non ve lo faccio sentire perché è scordatissimo, è appena arrivato, lo dobbiamo ristrutturare, però questo strumento ci permette veramente ormai di avvicinarci al pianoforte moderno, e quindi su questo è molto interessante fare tutto quel repertorio della seconda metà dell'Ottocento, soprattutto francesi. Gli strumenti francesi hanno sempre un tipo di timbro molto particolare, molto caldo, con molte nuance, e veramente sarà molto interessante suonare e appunto sentire la voce di questo pianoforte tra virgolette vecchio francese, però ha bisogno di una ristrutturazione, quindi ve lo farò sentire magari in una prossima puntata. Spero che vi siano piaciuti. Se ci sono domande, la classe di clavicembalo e tastiere storiche è sempre aperta, io sono sempre disponibile, potete venire quando volete. Saluto a tutti.
Thank you.